Benvenuti dal Wembley Stadium, da Marco Gallioni, White Indians contro Dynamite, la squadra di Bryan Adams. Oggi dovrà mostrare ai suoi tifosi di non essere così debole così come pensano loro, e quindi sarà una partita certamente molto ma molto interessante. Ingegnerà Super Crash al suo posto una palla, mentre si prospetta un arrivo importante. A quanto pare Rasu Chia avrebbe interesse sia degli Eagles sia degli White Angels, e Bryan Adams sarebbe volenteroso ad accoglierlo. Si può iniziare una partita che insomma prospetta mille emozioni, in quanto entrambe le squadre hanno 12 punti, entrambe le squadre potrebbero arrivare tra i primi 5 in classifica. Vediamo che ovviamente i Dragon Stars con la loro vittoria arrivano a un buon punteggio che si è tanto più palla, per una palla che la controlla bene, poi perde un giro. Ovviamente un'ala come Rasu Chia sarebbe incredibile per questa squadra. La palla, attenzione, non se la mette in mezzo, ma sto cane lo ferma alla fine. Io non mi ricordo chi, forse Animato Santos, sono molto bravo, pensa tempo, Foglio, anticipato. È certamente la partita che secondo me il Dynamite potrà difendere, in quanto insomma i White Angels hanno un centrocampo, una difesa ben fornita, e poi quando ripartono possono far male con le due punte che si trovano sempre alla perfezione. Seringa Sacco, se ne va, fermata all'ultimo, è un grandissimo intervento difensivo da parte di Colonna, anzi di Salvamento, veramente di Salvamento, alle mezzo blu, difensore dell'Argentina, manda in palla laterale. Dopo un buon inizio delle White Angels si fanno vedere anche il Dynamite, presa tempo. Vaso sul fondo, palla gol subito per il Dynamite, che vuole spodestare il Wembley Stadium qui contro il White Angels, contro la squadra di casa. E qui al posto, ricordiamo che al posto di Pongo giocherà Nagnetto, che tra la sua prima partita in campionato. Vedremo come si comporterà, fino adesso, a parte questo periodo, la palla andrà fuori, quindi non è modo di impegnarsi. Perdo Dio, che finta, su due, se ne va su due uomini, attenzione, perdo Dio, cross, non c'è nessuno. Allontanata la palla da Lucius Malformatov, in Senkasak, qui molto veloce, ma troppo, si perde il pallone. Bella partita, subito molto movimentata. Sicuramente le due squadre non vogliono un pareggio, vogliono mostrare di essere tra le prime 5. Ovviamente ricordiamo che le prime 8 in classifica, quindi la metà delle squadre del campionato andranno nella Coppa Pronica. Attenzione, palla in mezzo, dietro non la stoppa, non la frena, e invece la regala Seringa Sacco, che si mangia un gol incredibile. Altra palla per il Dynamite, che sta creando molto, bello questo cross. Nagnetto qui, ci è andato male, guardate qui, Seringa Sacco porta completamente sguarnita, la manda fuori. Non era così semplice come poteva apparire, però insomma da lì devi segnare Seringa Sacco. Comunque l'uomo più pericoloso insieme a Basso, perché Seringa Sacco riesce sempre a creare molte azioni, grazie alla sua agilità. Basso arriva un altro pallone, pesce, se ne va su Salvamento, che ritorna sul pallone, no. Famosamente sono il direttore di gara Kalonski, che decreta il calcio di punizione. Attenzione, palla in mezzo per Basso, niente, che basta, può lontanare. Gira per Matrasca, Grano, gira molto bene Grano per Seringa Sacco, Grano che ha dato l'ultima grande vittoria al Dynamite, si sbaglia contro la Brennale Tezia, quindi Yogo Pogo Yogo, il cross, passo dietro, il miracolo, tutta la butta, c'è il gol clamoroso, il gol di Pesce, 1-0 per il Dynamite, un miracolo di Nagnetto, ma più poi la doveva buttare subito, arriva Pesce, diruba il pallone e mette a segno un grande gol. Pesce torna al gol, quindi con la mano del Dynamite, un gol importantissimo per la sua carriera, secondo me.
che però rivediamo un prodigio da parte di Magneto. E questa è la sfortuna perché Blue Lee la deve buttare, guarda qui sì, in cespito del pallone. Non li chiamano neanche l'uomo. E alla fine però da lì insomma Blue la deve buttare, la tua esperienza. 1-0 per il Dynamite, per mettere le cose in chiaro subito. Rivediamo, grande risposta di Magneto. Blue qui voleva smarcarsi non so chi. Ora i Avengers dovrebbero tentare un maggiore attacco, dato che a parte l'inizio non hanno fatto molto. Il destro! Il miracolo di Napalm! Che parata, ragazzi! Mamma mia, ragazzi, sul destro di una palla! È stato molto bravo a girarsi in un fazzoletto, poi sotto le gambe. Che parata del portiere coreano, 17 anni! Alle mezzo, ribattuta! Arriva Colonna! Che basta, anzi! Palla lontana, qui la difesa, ma con molta difficoltà. Perdon Dio, mette per una palla. Posizione regolare, la palla tenta un sinistro centrale per Vafanculla, che la fa sua. E comunque grande risposta al portiere coreano, che dimostra di essere uno dei più forti portieri al mondo. Giovanissimo, 17 anni, pensa un po'. Ragazzi, che portiere. Pesci è il suo secondo gol, un gol importantissimo secondo me, perché così Kurt Hegler capirà chi è davvero questo giocatore. E qui Dana Zurbe sta gestendo la partita molto bene, eh? Diciamo che sono molto larghi, si vanno a trovare sempre molto liberi, grande movimento, passo alla meglio, passo, fermato da Blu, un po' lontanare, però in difficoltà Blu oggi, Grano qui di testa, la regala però una palla, però grande anticipo qui. Ha fermato, fa pesce, gira benissimo per Seriga Sacco, sempre liberissimo, Seriga Sacco, la può mettere in mezzo, il cross non c'è nessuno, c'è soltanto il colpo di destra di Capasta all'entrare, la palla può far ripartire i suoi, non c'è molto movimento, una palla, infatti Brian Adams si arrabbia con i suoi, Capasta, 30 Foglio, e adesso ha fatto un buon movimento libero, però è solo Foglio, Foglio è solo, infatti, gli fa il schifo, compie un grandissimo intervento di inizio. Intervento di Verstappen, che è sicuramente un giocatore che il Dynamite deve possedere, perché lì sulla fascia li può fare difesa e attacco. Pesce non passa, tabula rasa, perdon Dio. Grano, anima dos Santos, si ringrazia. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per il Dynamite, insomma sta meritando, grande risposta però di Vafanculla e poi insomma anche Magneto sta impegnato, poi il gol di